petto di faraona al vino rosso, in primo luogo serve la faraona. Come vedete è una faraona molto grassa, quindi è perfetta per fare arrosto. Noi oggi la lavoreremo con due modalità differenti, quindi vado a separare le cosce che mi forniranno la carne per una preparazione e i petti per la preparazione che facciamo in questo momento. La prima cosa che devo fare è andare a togliere tutte le piccole plumole o penne che sono presenti sull'animale. Mi poggio la mia faraona su una placca, una placchetta, la capovolgo e vado a prendere un cannello che andrà a eliminare tutte quelle eccesso di plumole che possono essere non visibili all'occhio. Fatto questo, andiamo a lavorare l'animale per predisporlo all'utilizzo. Come ho fatto prima, la piegatura della zampa non deve essere fatta direttamente rovesciandola, ma viene piegata verso l'interno. Se la rovesciate, rischiate di rompere gli ossi della coscia. Quindi è importante non strappare in questo modo. Se è un animale giovane, in questo punto andrebbe a rompersi, crederebbe le schegge che poi finiscono nel piatto e diventano un pericolo. Quindi per far sì che si rompa nel modo corretto devo piegare verso l'interno, ok? Una volta che è piegato verso l'interno io stacco l'elemento. L'altra parte che tolgo è questa, che è l'ala, che vado a togliere in questo modo, in modo da avere un osso perfettamente pulito e pareggiato, ben ordinato, e ho il mio animale pronto per essere liberato dalla carcassa. Le ali non vengono buttate, ma vengono mantenute a parte, accantonate, perché servono per altre preparazioni. Ok? La coscia la mettiamo insieme alle ali. Come vedete, abbiamo tolto tutta la carne presente sulla carcassa. Ripeto l'operazione dall'altra parte. Come vedete abbiamo tolto tutto. Questa parte è solo grasso e questo grasso non ci serve. Eliminiamo la parte del collo, quindi vado a incidere sulla parte del dorso in modo da staccare bene il collo. Lo vado a tirare molto bene indietro, vado a tagliare la pelle in questo punto e disarticolo il collo, che in questo caso non mi serve. A questo punto vado a liberare questa pelle del collo e vado a togliere la forchetta. Quindi elimino la forchetta, che è questo osso, e abbiamo liberato quindi la parte del petto. A questo punto ricaviamo i petti. Seguo la linea dello sterno e vado giù in modo da staccare tutta la carne che è presente sul petto dell'animale. A tracce di sangue che vado a togliere immediatamente. Non ha solo tracce di sangue, ma anche piccole tracce di osso, piccole schegge che devono essere eliminate. E lo vado a posizionare su una placchetta per essere utilizzato. Sarà il pezzo che usiamo oggi. Ripetiamo l'operazione.
la carcassa, in questo caso la mettiamo da parte per utilizzarla per i fondi e per le preparazioni di base. Andiamo a predisporre l'accompagnamento di questa preparazione e per prima cosa dobbiamo cuocere le nostre carote in un sacchetto da sottovuoto in forno. Andiamo a pulire le carote. Andremo a predisporre uno sformato di carote e quindi abbiamo necessità di avere in questo caso circa 200 g di carote, un uovo, un po' di panna. Non è una cottura sottovuoto a bassa temperatura, ma è una cottura sottovuoto a 100 gradi, quindi con ebollizione. Andiamo a tagliare a grosse rondelle. Le carote uno se le aspetta dolciastre, morbide, e quindi aggiungere il burro aggiungiamo un trasferimento di sapore, ma anche aggiungendo una parte di zucchero aumentiamo l'aspettativa dei nostri ospiti. E non solo, aggiungiamo un pizzico di sale. Vado a prendere un pezzettino di burro e andiamo a inserirlo nel nostro sacchetto e andiamo a chiudere il sacchetto sotto vuoto, quindi la nostra macchina sotto vuoto, e andiamo a sigillare il sacchetto. Abbiamo quindi il nostro sacchetto di carote col pezzetto di burro e gli elementi. Lo inserisco in una casseruola e aggiungo acqua per portarla a bollore. Mettiamo un coperchio in modo che il sacchetto rimanga perfettamente coperto. Bene, a questo punto possiamo organizzare la parte successiva della ricetta, che è composta dalla panna e da un uovo e dagli stampi. Gli stampi devono essere imburrati, l'utilizzo del burro che faccio fondere e poi con un pennello andrò a pennellare lo stampo. Scaldo il burro in modo che si fonda e mi organizzo con un pennello. Quindi vado a pennellare bene lo stampo e poi vado a posare i miei stampi in frigorifero in modo che si solidifichi il primo giro di burro. Successivamente farò un altro passaggio con il burro. Andiamo a preparare la base della salsa per l'accompagnamento dei petti di faraone. Usiamo una cipolla bianca, una foglia di alloro e uno spicchio d'aglio. Tagliamo la cipolla, andiamo a eliminare le parti deteriorate e andiamo a tagliarla in julienne. Una casseruola svasata per predisporre le salse, inseriamo un po' del burro fuso, aggiungiamo la nostra cipolla e la cominciamo a stufare a una temperatura media. Andiamo a schiacciare l'aglio e lo aggiungiamo insieme all'alloro, ne mettiamo due foglie, alla nostra preparazione di base della cipolla. In questo caso la cipolla non è che la faremo solo sudare, ma la facciamo colorare leggermente. Mi sono preparato anche i due vini che entreranno in gioco nella nostra preparazione della salsa. Uno è un vino Barbera, che è questo, la parte più importante, e l'altro è un vino Porto.
Inoltre ho già predisposto in precedenza una parte di fondo bruno leggero e di gallina, ma va bene uguale. Arrivati a questo punto, rosolato un po' forte, abbiamo ottenuto, ribadisco, un bel colore sulla casseruola, sul fondo. A questo punto aggiungo il porto e aggiungo il vino Barbera. Faccio coprire e andiamo con la preparazione fino in fondo. Penso che le carote siano arrivate a cottura. Facciamo un controllo. Sì. Quindi vado a tagliare il sacchetto vicino al bordo. Chi non ha il sottovuoto a casa ovviamente potrebbe trovarsi in difficoltà. Possiamo utilizzare una piccola casseruola che contenga pochissima acqua, burro, zucchero e sale, coperta bene. Vado a centrifugare. Andiamo a passare a setaccio molto bene il nostro preparato con una spatola. Vado a passare le carote. Come vedete ottengo una crema . Raccolgo questa preparazione in una ciotola. Sono preparato un blocco di ghiaccio in modo che lavorare la mia composta in un ambiente abbastanza freddo. Mettiamo il forno a vapore, un vapore umido a 100 gradi, in modo da avere una camera ben satura. Se non ci fosse il forno a vapore, questa cottura si può fare a bagnomaria in un forno statico, quindi valutiamo se è freddo. Sì. E a questo punto aggiungo l'uovo. E comincio ad amalgamare la massa facendola diventare ben omogenea. Deve essere lavorata ben fredda in modo che stia stabile. A questo punto posso aggiungere a filo un po' di latte o di crema. In questo caso usiamo la crema, quindi la panna. La nostra brasa è pronta. Non devo fare altro che inserirla negli stampi. Qui abbiamo gli stampi imburrati. Questo stampo che ha difficoltà a stare perfettamente in verticale, andremo a predisporre un nido che lo mantenga in posizione in questo modo. Andiamo a inserire la crema in tutti e due gli stampi e di seguito mettiamo in forno. Andiamo a controllare la nostra salsa e ci prepariamo una casseruola per raccoglierla e un colino fine. Intanto possiamo recuperare la nostra faraona e cominciare a insaporirla. Quindi andiamo a salare dalla parte della pelle e facciamo sì che il nostro elemento sudi un po' di pepe, senza esagerare. Il nostro liquido si è ridotto di metà, quindi possiamo filtrare. Eliminiamo tutti i vegetali e
aggiungiamo alla preparazione una parte di fondo, portiamo in ebollizione in modo che la salsa si leghi leggermente. A questo punto aggiungiamo anche un pizzico di sale e una macinata importante di pepe. Nel frattempo possiamo cominciare a organizzarci per la cottura del petto. Una cottura arrosto. Come sempre utilizziamo una padella lionese, padella calda, un poco di burro, non ne serve molto, deve diventare trasparente, deve perdere questa schiuma superficiale. Conseguentemente andiamo a inserire il nostro petto. Come sempre la prima parte è quella della pelle, non deve sfrigolare in eccesso. Se sfrigola troppo rischiate di avere un prodotto poi bruciato sulle pareti. Teniamo per un attimo la mano a premere. A questo punto aggiungiamo un pezzo di burro, facciamo la solita operazione che è quella di distribuire il calore anche nella parte superficiale della nostra faraona. Lo possiamo girare, come vedete è rosolato molto bene, lasciamo riposare la carne come sempre, tanto tempo cuoce, tanto tempo riposa. La faraona è una carne definita scura, quindi paragonabile alla selvaggina, quindi ha una cottura un po' più rosa del pollo o degli avicoli a carne bianca. Accendiamo un attimo la salamandra. Non abbiamo necessità di deglassare il fondo di cottura perché è già predisposto correttamente. L'unica cosa che faccio, come dicevo prima, per una maggiore sicurezza, vado a filtrare ulteriormente il mio fondo, elimino il pepe, elimino poche tracce che possono condizionare la bellezza della salsa e poi vado a emulsionare un poco di burro nella nostra salsa. Un pezzetto di burro e andiamo a lucidare la salsa. È una salsa abbastanza fluida e andiamo a controllare in forno la nostra preparazione. Andiamo a rovesciare il nostro sformatino e andiamo a disporre la faraona. Nel frattempo ho preparato anche un piccolo rapanello, quindi parto col tagliare la faraona nella parte alta vicino all'osso, poi ne taglio dei pezzi ben importanti, come vedete è cotta rosa. Prendiamo del raschera, andiamo a tagliare una grattugiatina sopra le carote che cadendo va a fondere e alla fine la salsa non va sulla carne ma a lato di tutti gli elementi. Come vedete ho preso un piatto che contiene tutto molto stretto perché non deve assolutamente spargersi all'esterno. Un ultimo colpo di sale Maldon o qualsiasi altro sale di qualità e il piatto è pronto. Ho fatto anche l'altro sformatino, l'ho stampato fuori, come vedete una bella forma. Perché? Perché anche questo può diventare un elemento che può essere utilizzato come piatto fine a se stesso. Aggiungo la mia salsa vino rosso
un po' di panna, la faccio scaldare bene, vedete che cambia colore, la facciamo arrivare a ebollizione, guardate come cambia colore quando raggiunge l'ebollizione, diventa uno specchio. Anche questo può essere un pezzo d'ingresso di un menù. La bellezza di questa salsa, a cui aggiunta l'aggiunta di panna, la rende ancora più brillante e quindi più invitante, sembra un dolce.